Buon pomeriggio amici, sono le 16, le 4 e 5 del pomeriggio di questa domenica e dovevo fare la canzone, però ho la base tonalità originale, me la devo un po' studiare perché non ho il player karaoke che si abbassa i toni, quindi dovrò cercare di modificarla, se no non la faccio. Io purtroppo non mi va di rovinare le canzoni. Solo che mi è arrivata la richiesta di un compleanno. Una signora non mi ha detto chi è, ha detto: io, per cortesia, mi fai la dedica, mi dedichi una canzone che praticamente mi ha detto che non c'è nessuno che gli fa una dedica. Insomma, il marito non ce l'ha, non lo so. Una ragazza mi ha mandato un messaggio sul telefonino e mi ha detto se gli faccio una dedica, sì, te la faccio, non c'è problema. Cosa canto? Ogni tanto se pensa, no? Un pensiero. Io ho pensato di fare Pensiero stupendo, questa la conosco benissimo. Questa, la tonalità si addice alla mia voce, quindi la so cantare. Io già l'ho trovata questa canzone. Adesso non facciamo la storia di Patti Pravo, Nicoletta Strampelli, perché dice qualcuno mi può criticare, che non interessa a me dove è nato, quello che ha fatto, canta e basta. Oh, canto e basta, non c'è problema. Io la base ce l'ho, ecco, l'ho preparata, quindi posso anche iniziare subito, facciamo questa e poi la pubblichiamo subito senza fare tante chiacchiere. Questa dura 4 minuti e 16. Non è difficile come canzone, ve lo posso garantire perché l'ho cantata. Adesso devo. Ecco, la tonalità è bassa, fuori piove. Volevo andare a cantare fuori, ma purtroppo piove. Poi non è tanto caldo, no? Per stare fuori, quindi. Io attacco, buon ascolto e poi eventualmente le altre canzoni facciamo una per volta. Ne volevo fare due, ma mi sono intoppato con la canzone che volevo dedicare a Stefano Dorazio, quindi ci penso un pochino perché è un po' impegnativa. Avete visto che avevo fatto quell'altra? Ah! Mi sono sforzato troppo perché io perché uso di solito le basi in cui si abbassa i toni, no? Quelle del karaoke. Qui sul telefonino purtroppo abbiamo le basi standard, quelle ferme, quelle fisse che bisogna sottostare. Magari col tempo ne comprerò il player karaoke che ne collega alla televisione, almeno lì si abbassa i toni, lì veramente si abbassa. Invece sul telefonino purtroppo i toni non si abbassano, le canzoni sono in tonalità originale. Purtroppo io la canzone dei Facchinetti non l'ho cantata mai, tanta voglia di lei, Noi due nel mondo nell'anima, altre canzoni di Pur l'ho cantate e sono riuscito bene. Questa è una tonalità un po' strana, non per cattiveria, ma io mi devo allenare bene prima di poterla cantare. Adesso facciamo questa dei Patti Pravo, che poi domani eventualmente facciamo quella di Mina. Versione cia-cia-cia, almeno se balla un pochetto. Qui Pensiero stupendo, la versione normale con la tonalità, diciamo la base originale. Quindi facciamo questa che non è difficile. Buon ascolto e poi mi direte, l'amico che mi ha detto di abbassare mezzo tono della canzone di Facchinetti è Andrea Vincenzetti, perché lui sta collegato con me con YouTube, quindi è uno degli amici che sta su YouTube, quindi che è iscritto al mio canale. Quindi io presento le cose, poi lui, non so se è iscritto anche
Genga in forma, non lo so, però mi ha consigliato di abbassare mezzo tono. Ecco, è scritto abbassala di mezzo tono perché è un po' altina. Vabbè, basta con le chiacchiere, se no spegnete, vi arrabbiate e basta. Io metto questa di Patty Pravo, eh? Vabbè. Aspetta, aspetta, che la blocco un attimo, perché non mi si blocca? No, no, devo chiudere perché ne è partita subito da sola. Mannaggia. Ecco. Tu e noi e lei fra noi. Vorrei, non so che lei o no, le mani, le sue, pensiero stupendo, nasce un poco strisciando. Si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire. E tu e noi e lei fra noi vorrei. E lei adesso sa che vorrei le mani, le sue, prima o poi. Poteva accadere, sai, si può scivolare, se così si può dire, questione di cuore. Pensiero stupendo, nasce un poco strisciando, si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio morire. E tu e noi e lei fra noi vorrei e lei adesso sa che vorrei le mani le sue e poi un'altra volta noi due. Vorrei per amore, per ridere, dipende da me, e tu ancora, e noi ancora, e lei un'altra volta fra noi. Le mani questa volta sei tu e lei a poco di più. Vicini per questione di cuore, se così si può dire, dirò. E tu ancora e noi ancora e lei un'altra volta fra noi, pensiero stupendo. Nasce un poco strisciando, si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio morire.
Bene, questa l'ho fatta. Leggero. Ragazzi, l'ho cantata un paio di volte in tutto, perché di solito al karaoke non mi viene richiesta. Non mi viene richiesta al karaoke. Questa, una volta durante una festa l'ho cantata, dico fammela provare. E vabbè, io questa la registro, amici, eh? Poi se vi piace io. Tanto un po' di esperimenti in musica bisogna che li faccio, perché non canto più, lo sai da quanto non canto più. Il duzzo so 3 anni che non mi viene più a prendere. Non ho più cantato, ho perso allenamento. Uno se canta spesso, ma se uno canta una volta ogni morte del Papa, come si dice. Va bene, domani faremo la canzone di Mina, versione cha-cha-cha, un po' ritmata, devo stare un po' attenti. Oh, ve lo dico, è la versione di, come si chiama, porca miseria, un cantante, adesso non mi ricordo come si chiama, però è un cantante che ha la voce un po' cupa, no? Ma Mario Biondi, ecco, Mario Biondi ha fatto, non quella versione come la sua, l'ha fatta un po' diversa, però l'ha fatta in maniera un po' particolare. È una bella versione, io comunque ci provo. Io per adesso basta, perché sennò la gente si stanca pure, no? Magari sta della televisione, sta a fare certe cose, parlare o altre cose, magari non può sentire certe cose. Io comunque la canzone l'ho fatta, per oggi basta. Buona domenica, fuori piove, io sto a casa e mi ripasso sta canzone e poi eventualmente provo a abbassare io con la voce mia la canzone di Roby Facchinetti. Ci provo, se ci riesco la faccio, se no la devo rimandare. Ho rimandato, era lei di Michele Pecora, che poi se ci riuscirò un giorno la faccio, se no la rimando. Buon pomeriggio amici, buona domenica e buona festa dei giornalisti, a tutti i colleghi della stampa, perché io oltre a divertirmi a scrivere mi diverto a cantare. Ciao!